tutti i relatori per la loro importante presenza, al dottor Pino Tartaro, che è stato il promotore che ha lanciato questa iniziativa e che io ho accolto con entusiasmo perché appunto ha dato il là, diciamo, per questo incontro. L'abbiamo voluto chiamare il convegno di studi perché vogliamo che abbia questo taglio di riflessione. Non solo di cronaca, ma di riflessione sulle cause, di riflessione sulle connessioni che il fenomeno ha, di riflessione sui rimedi, sulle risposte, appunto, come dice il titolo, azioni di contrasto, analisi di esperienza e azioni di contrasto. Ora, una brevissima introduzione e presentazione poi dei relatori. Il primo relatore, dopo un intervento introduttivo del dottor Peppino Tartaro, che è appunto funzionario degli enti fiscali qui a Verona, promosso, ha avuto l'idea appunto di promuovere questo convegno che ci parlerà, come avete visto dal programma, sulla logica mafiosa della comunicazione e sulla cultura della disinformazione. Avremo l'intervento del professor Vincenzo Guidotto, alla mia destra, che è il presidente dell'Osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso e consulente della Commissione parlamentare antimafia, ha curato, diciamo, in particolare la relazione della Commissione per quanto riguarda il Veneto, specifica della portata di questo fenomeno anche nel nostro territorio. Poi interverrà il signor Basile, Gioacchino Basile, componente del direttivo politico del coordinamento antimafia di Palermo, consulente esterno del Ministero degli Interni, e che ha un'esperienza invece diretta, sindacalista, già dipendente Fincantieri, sindacalista della FIOM, CGIL, e quindi diciamo che ha visto, che ha da portare una testimonianza diretta di quello che significa nell'arco dagli anni 70 fino alla fine degli anni 90, insomma, la presenza mafiosa della realtà produttiva, della realtà diciamo anche operaia delle città come Palermo. La sua esperienza appunto è denunciato alla Procura della Repubblica fatti anche così connivenze, presenze nel luogo di lavoro, poi ha comportato proprio evidentemente tutto un cambiamento radicale nella sua realtà esistenziale, però un impegno che ci verrà comunicato nella sua esperienza anche personale. Il dottor Guido Papalia è noto la parola al dottor Peppino Tartaro. Ringrazio il professor Picotti, la facoltà di giurisprudenza, gli ospiti, soprattutto ringrazio i tanti giovani che sono qua perché il convegno è soprattutto rivolto a loro, perché magari noi che siamo un po' più grandi conosciamo la mafia, sappiamo come si svolge, poi qui siamo per la maggior parte su questo tavolo tutti siciliani del nord, e questo è anche triste dal mio punto di vista perché sarebbe molto più bello se fosse un convegno organizzato giù, ma non è facile organizzare perché ti danno l'aula, ti danno la sala, ma non ci sono i giovani, con molta difficoltà fanno venire i giovani. Io, quando ho provato di organizzare questo convegno a Trapani, dove sono nato, non mi hanno neanche risposto. Qui ho avuto subito una piena disponibilità da parte della facoltà. Ho parlato di Trapani perché non so dalle mie città d'origine, ma per spiegare un po' la comunicazione mafiosa. Quando pensiamo alla mafia, quando parliamo della mafia, pensiamo a Palermo. Palermo ovviamente è la città più importante della Sicilia. Però ci sono delle realtà dove la mafia è molto forte, non è meno forte. È Trapani. Trapani è una città di 100.000 abitanti, all'incirca. Non è molto conosciuta, ma nell'ambito mafioso è molto conosciuta, perché i legami che ci sono tra la mafia e Trapani sono molto forti. Basti dire che adesso si parla che l'erede, il capo mafia della Cumbra, dovrebbe essere l'esponente della mafia trapanese, Matteo Messina Denaro. Trapani, per farvi un esempio, quindi per voi che vedete una città di medie dimensioni, immaginiamo Vicenza, Mantova, città a noi vicine, è una città dove 20 anni fa, anzi 26 anni fa, quando la lasciai, l'informazione era questa: c'era una piccola televisione, due televisioni anzi, con la volontà dei giovani di portarla avanti, nessun quotidiano, disoccupazione alle stelle, giovani parcheggiati nelle università, disservizi sociali dappertutto, ospedali che sono tali soltanto perché hanno creato una struttura ma che non funzionano come ospedali, e tutto quello che ne consegue. In questo periodo, in quel contesto lì, c'è stata una specie di primavera trapanese,
sono state delle persone che hanno cercato di fare qualcosa. Uno è stato, non so se lo conoscete, Mauro Rostagno, che era un sociologo piemontese, che cominciò a parlare da una televisione privata della Panese alle 2 del pomeriggio, dando delle notizie, non le solite che adesso chi vive a Trapani sente, notizie che vengono di regime. Erano notizie che facevano i nomi e i cognomi di chi distruggeva la città. Faceva effetto sentire questa persona con l'accento piemontese parlare in quel contesto lì. Mauro Rostagno, il 26 settembre del 1988, lo fecero fuori. Non si è mai saputo perché, ma è facile intuire perché lo fecero fuori. Non si è saputo perché ufficialmente, ma è facile intuirlo. Ci sono stati magistrati che sempre a Trapani, che ripeto è importante per farvi capire come la mafia si esprime, che magari non è molto conosciuto, come il dottor Giacomelli, come il dottor Ciaccio Montalto, entrarono a contatto, cercarono di scoprire la verità, vennero fatti fuori anche loro. Un altro magistrato, Carlo Palermo, cominciò a fare delle indagini molto grosse sui traffici della mafia. La mafia pensò di mettere un'autobomba per farlo scoppiare, lui, e invece sbagliarono un momento. E anziché saltare il giudice, saltò una mamma con due bambini che andavano a scuola. Era il 2 aprile 85, una scena tragica, che ricordo benissimo, c'erano i corpi dei bambini, le macchie di sangue sui palazzi. Cioè, questo fatto, perché lo racconto? Perché in qualunque altro contesto ci sarebbe stato un movimento popolare, una sollevazione popolare. Le autorità politiche sarebbero intervenute dicendo cosa sta succedendo. A Trapani il sindaco di allora, Erasmo Garuccio, della DC, disse la mafia non esiste. Forattini, lo conosciamo tutti, il vignettista, su Repubblica pubblicò un disegno dove raffigurava il sindaco di Trapani con un fucile da lupara tra le gambe, con la scritta la mafia non esiste. Capirete bene che in questo contesto è difficile muoversi, cioè i giovani, che sono la forza che devono muovere le coscienze, soprattutto perché loro pensano al futuro, mentre ovviamente è importante per loro pensare a questo, fecero qualcosa, ma nulla, perché la cultura mafiosa, entriamo lì nel tema, si esprime attraverso la disinformazione. Nel senso, quando qualcuno fa qualcosa, quindi si mette in moto, cerca di denunciare, la prima cosa che si fa è l'isolamento. Gioacchino Basile dopo spiegherà molto meglio questo concetto, lui ha vissuto un'esperienza molto più importante. L'isolamento nel senso di considerare questa persona come se fosse un visionario, un pazzo. I giovani che fanno questo sono considerati tali. Vengono abbandonati, minacciati, non minacce di morte assolutamente, consigli, non fare questo, chi te lo fa fare, non agire così. E sono giovani come voi, non sono giovani diversi, hanno la vostra stessa età, la vostra stessa aspirazione, hanno forse un futuro peggiore perché non c'è niente davanti a loro se non l'immigrazione. O entrare in banca, perché considerate che a Trapani il numero di sportelli bancari è molto più elevato che a Verona. Economia a Trapani non ce n'è. Quindi questi soldi da qualche parte devono arrivare se sono investiti lì. Su questi contesti, cosa è successo 20 anni dopo? Se io oggi torno a Trapani, quando torno a Trapani, cosa è cambiato? In genere la società si evolve, non è cambiato niente, anzi è cambiato in peggio. C'erano due televisioni, più o meno libere, erano abbastanza libere, ce n'è solo una, ce l'ha in mano la forza politica cittadina, e sentendo quella TV mi sembra di vedere una fiction. Cioè, il direttore di questa emittente, c'è stato un caso, sono stati dei lavori a Trapani per dei mega appalti per una regata velica di Coppa America. Hanno bloccato, la magistratura ha giustamente bloccato i lavori al porto perché hanno dei detriti tossici, è una zona, una riserva naturale delle saline per la migrazione degli uccelli, specie protette. Il direttore di questa TV ha detto pubblicamente nel suo redazionale che non possiamo per 4 stupidi uccelli fermare i lavori del porto. Cioè qui non c'è non solo una coscienza ambientalista, ma una coscienza umana. Tutto questo nel silenzio più assoluto. Non c'è la possibilità per i giovani di esprimersi perché non c'è la libertà di dire qualcosa, non c'è nessun giornale, o addirittura ce n'è solo uno, quello dove io e il professor Guidotto collaboriamo, si chiama Extra. C'è un solo sito che parla di libertà, si chiama Alta Trapani, ma il resto è una chiusura totale, non si può parlare, non si può dire nulla. I consigli sono state zitti, non parlate. Chi ve lo fa fare? È lo slogan classico che c'è in Sicilia.